sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Continuiamo la meditazione sullo splendido libro sapienziale del Siracide, che questa sera converge verso ciò che dà il titolo a questa meditazione, che è anche il cuore dei brani degli stralci di questi capitoli 33 e 34 che abbiamo ascoltato. Chi teme il Signore non ha paura di nulla. Ormai siamo abbastanza familiarizzati un po' con i libri sapienziali e l'incipit di oggi, che culmina appunto nella frase appena detta, è: chi teme il Signore non incorre in alcun male. Dobbiamo lasciarci proprio penetrare da queste affermazioni forti. Non incorre in alcun male, vuol dire che non gli capiterà nulla di veramente male. E anche se subisce tentazioni, ne sarà liberato. Tutto il cuore della vita, tutto il cuore, tutto il segreto è in questo timore del Signore. Timore del Signore che dovremmo aver imparato dopo tante meditazioni sui libri sapienziali, che certamente non è la paura di Dio. Dio non è uno spauracchio o qualcuno che deve appunto farci paura. Ma il timore santo del Signore, così lo chiamano i maestri di spirito, che è anche un dono dello Spirito Santo, come sappiamo, il settimo, ma non il settimo perché è il settimo in ordine di importanza, perché appunto è il settimo, ma è importantissimo il timore del Signore, è la base della nostra vita. Il timore del Signore è il senso forte di Lui, della Sua presenza, è una corretta idea di Lui. Noi abbiamo qui ascoltato, per esempio, dopo questa affermazione, c'è l'elogio di chi vive secondo la legge. La legge non è chiaramente la legge degli uomini. Quando nella Sacra Scrittura si parla di legge, si parla della legge di Dio, no? E la legge di Dio è il primo baluardo di riparo da ogni possibile forma di male. Però chi è che osserva la legge di Dio? Osserva la legge di Dio chi è convinto interiormente che se Dio mi dice di fare una cosa, ma me lo dice per il mio bene. E quindi anche se avessi 100.000 idee contrarie o 100.000 apparenti giustificazioni per discostarmi da quello che la legge di Dio mi dice, io dirò no, io da qui non mi muovo, perché se esco dalla legge di Dio, se esco dalla sua volontà, io incorrerò certamente in qualche male. Purtroppo tutti i mali di cui tanti figli e figlie soffrono, mali di ogni genere, mali fisici, psichici, morali, spirituali, avversità, disgrazie, sono tutte quante figlie, quasi sempre, di una vita non vissuta, bellissima questa espressione, sotto gli occhi del Signore. Ieri, in occasione della ricorrenza del miracolo, abbiamo meditato anche durante l'omelia, no? Vivere sotto lo sguardo di Maria e l'importanza di farsi guardare da lei. Dice la Sacra Scrittura, dice: su chi volge lo sguardo il Signore? Su chi lo teme, cioè su chi lo ama, su chi lo riconosce come suo Dio, su chi lo mette al primo posto, su chi cerca nel proprio piccolo di fare il possibile per servirlo. E cosa ce ne viene in cambio? Allora, gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano. E che cosa comporta questo? Protezione potente. Protezione potente. Noi abbiamo bisogno di essere protetti, perché sono tanti i mali che ci attanagliano, le forze di cui siamo in balia. Sostegno di forza, prosegue il testo. Bellissima immagine. La forza per ogni cosa, il coraggio,
a forza di andare avanti, di affrontare qualunque cosa, si trovano nel Signore. Riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, ecco. Ecco, questa meditazione è capitata grazie a Dio di estate, così è più facile capire che significa riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, che se ci mettiamo sotto il sole a mezzogiorno in questi giorni, ecco, capiamo subito cosa significano queste parole, no? Difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta. Ancora, solleva l'anima, gli dà riposo, gli dà consolazione, illumina gli occhi, attenzione, concede sanità, la salute, vita e benedizione. Noi chiaramente possiamo ovviamente fare il contrario, no? Come in tutte quante le cose. Per capire bene un versetto biblico, cosa succede se gli occhi del Signore non sono su di noi? Attenzione, non perché Lui non ci vuole guardare, attenzione, ma perché noi non lo stiamo amando, perché noi lo stiamo estromettendo dalla nostra vita, gli stiamo dicendo non ci interessa né di te, né del tuo amore, né della tua legge, né di niente. Niente protezione potente, niente difesa contro gli ostacoli, niente sanità, niente benedizione. Invece chi teme il Signore non ha paura di nulla, e non teme non è che noi siamo, non abbiamo paura di nulla perché siamo temerari o spregiudicati o perché siamo sciocchi, no, non teme perché egli è la sua speranza. E questo non temere, non temere di cui è infarcita la Sacra Scrittura, come canteremo nel canto che seguirà il silenzio, no? Non temere Maria, non temere Abramo, non temere Mosè, non temere Geremia, non temere Isaia, non temere Giuseppe, eccetera, no? Non temere. Perché? Cosa disse l'Arcangelo a Gabriele a Maria? Non temere perché hai trovato grazia presso Dio, non teme perché egli è la sua speranza. La Madonna ha sofferto nella vita terrena, ah, certamente tanto, ma non ha mai avuto timore di nulla e di nessuno, perché ben sapeva che anche le prove, le tribolazioni, come scrive San Paolo nella sua bellissima lettera, concorrono al bene di coloro che amano Dio. Se noi viviamo nella sua amicizia, nel suo timore, e solo a questa condizione, possiamo essere certi che anche un evento apparentemente sgradevole, una contrarietà, una tribolazione, una prova, è da Dio permessa per il nostro bene. Però attenzione, quando noi usciamo dall'amore di Dio, usciamo dal suo sguardo per le motivazioni che abbiamo detto, quindi Dio non cessa di guardarci, ma noi non ci facciamo più guardare, non è la stessa cosa. Ci esponiamo a chi? Purtroppo, alla cattiveria delle potenze avverse, degli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra, scrive San Paolo, degli spiriti maligni che erano nel mondo per perdere le anime, diciamo, dopo la messa nella preghiera a San Michele Arcangelo. E chi ci difende da queste cose? Ecco, padre Gabriele Amort, di venerata memoria, un buon'anima, diceva sempre che oggi c'è tanto dilagare del male, anche di origine diabolica, ma anche tante cose brutte, tante disgrazie, tante malattie, tante cose brutte. Perché? Perché c'è uno spaventoso calo non solo di fede, ma di vita cristiana. Una povera anima senza sacramenti, senza preghiera, senza sacramentali, senza devozione verso un oggetto benedetto, senza farsi mai un segno di croce, è un punching ball, è completamente esposta ad ogni forma di male. Purtroppo in tante coscienze oggi non si percepisce l'importanza, appunto, della difesa, della benedizione, della protezione che dà una vita di comunione con il Signore,
e poi tante sofferenze, tante tribolazioni, tante angosce, e gli uomini soffrono e non sanno perché. E a volte, purtroppo, se la prendono con il Padre Eterno, quando invece l'unico modo per cominciare a soffrire un pochino di meno sarebbe tornare tra le braccia del Padre Eterno e cominciare a ricevere quella benedizione, quell'amore, quella protezione che Lui vuole dare, ma che non dà mai quando la persona non la vuole, lo estromette dalla propria esistenza. Ecco, nel silenzio che adesso faremo mettiamoci di nuovo sotto le ali e la protezione di Gesù Eucaristia e portiamo anche a Lui tutte le situazioni di persone che magari conosciamo, che sappiamo stanno soffrendo, che si sono forse allontanate da Lui e brancolano in tante situazioni senza trovare senso, spiegazioni, bandoli di intricate matasse, e tutto troverebbero se si tornassero a volgersi a colui che infinitamente ci ama e desidera farci vivere una vita serena, benedetta, lieta, amata, protetta. Basta che noi gli permettiamo di donarci tutto quello che vuole donarci e di prendere tutte quante le grazie e le benedizioni che nella Chiesa ha lasciato a nostra disposizione, nient'altro che attendendo che noi le andiamo a prendere. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento.